Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, oggi per parlare delle novità che sono state finalmente aggiunte all'interno del gioco. Alcuni ovviamente ipotizzavano questa cosa in generale, ma era anche abbastanza prevedibile, ovvero il fatto di aver aggiunto anche un nuovo banner. Ma di quello ne parleremo a parte. Iniziamo dalle notizie che ovviamente andiamo a vedere qui all'interno del gioco. Aggiunto l'evento del Critical Threat Gallon Balwar Humus, che praticamente sarà disponibile a partire praticamente da stanotte, quindi stanotte alle 4, quindi è già disponibile per noi. Ed è un evento che, come potete vedere, avremo praticamente una quest al giorno, e anche in questo caso funziona con il metodo dei Victory Draw Tickets. Quindi avremo diverse missioni probabilmente, e una in particolare al giorno che ci permetterà di poter farmare questi ticket e quindi permetterci di ottenere al solito i premi tramite la metodologia dei diciamo banner interni. E come potete vedere ci sono le ricompense che ovviamente saranno disponibili all'interno di questo evento, e poi come sempre dovremo aumentare il livello del jackpot prize trovando praticamente tutti quanti i premi, quelli più importanti, per far scattare diciamo l'ordine successivo. Uno dei premi che avremo a disposizione all'interno di questo evento è un'arma free to play per Kite Sith, che boosta praticamente l'attacco magico, quindi ancora una volta abbiamo sempre boost magico. Non si riesce ad avere boost fisico neanche a sparare praticamente i personaggi, però anche in questo caso boost attacco fisico e poi non so, probabilmente boost vento, o comunque avremo modo di vedere come funziona quest'arma. E ovviamente potremo ottenere l'arma di Kite Sith e potremmo ottenerne per un totale di 11, quindi la singola copia più 10 overboost in totali, che ci permetteranno appunto di ottenere il massimo potenziamento di quest'arma. Successivamente abbiamo la campagna per quanto riguarda il rilascio dei nuovi capitoli, perché ovviamente ne sono stati rilasciati ben due e non uno solo, dove praticamente avremo la possibilità di ottenere un totale di 100 ticket per quanto riguarda i personaggi di First Soldier. Quindi otterremo praticamente in totale, tramite appunto delle missioni specifiche, 100 ticket distribuiti per i personaggi di First Soldier. Ovviamente non credo saranno 100 ticket ciascuno, saranno in totale 100 ticket, quindi saranno 20 ticket a testa, e poi ne avanzerebbero 20, che in realtà vorrei vedere come sono stati gestiti, quindi vediamo. Ecco qua. Successivamente dopo le missioni che praticamente saranno disponibili per la fuoriuscita del capitolo, avremo anche degli item. Ah no, sono proprio 100 ticket, ecco qua, è scritto proprio nel dettaglio: avremo 100 ticket per Sephiroth, Glenn, Matt, Lucia, e poi exclusive weapon draw ticket, quindi probabilmente saranno 20 di Sephiroth, 20 di Glenn, 20 di Matt, 20 di Lucia e 20 in generale, che sono appunto quelli diciamo per tutti, no? Quindi 20 ticket che verranno dati praticamente per tutti. Ecco qua. Poi avremo anche il periodo di diciamo questo periodo di gioco, diciamo queste settimane, dove avremo tutti i personaggi di First Soldier che avranno esperienza incrementata. Quindi per coloro che magari non hanno i personaggi ancora a livello massimo, o che comunque giocano da relativamente poco e non hanno potuto maxare i personaggi, avrà modo di essere facilitato nel potenziare i personaggi a livello massimo.
E come potete vedere, l'esperienza dei personaggi di First Soldier verrà incrementata del 200%. Quindi Glenn, Young Sephiroth, Matt e Lucia prenderanno un bel pezzo di esperienza in più. Anche bonus login per quanto riguarda il rilascio dei nuovi capitoli come campagna, mettiamola così, per ottenere fino ad un totale di 1500 gemme tramite i login giornalieri. Tra l'altro il primo login dovrebbe essere di addirittura 500 gemme, quindi avremo 500 gemme e poi distribuite tutte quante le altre. Nuovi pacchetti disponibili nella sezione shop, ovviamente per quanto riguarda tutti i personaggi di First Soldier, e qui come potete vedere ci sono tutti i pacchetti che potranno essere ottenuti all'interno del gioco, cosa che vabbè non vado ad approfondire perché non è una cosa che fondamentalmente mi interessa. E poi sì, abbiamo praticamente un banner che è stato rilasciato per la, diciamo, per questo capitolo nuovo. C'è chi ovviamente si aspettava il banner, ma si aspettava un banner diverso. Ne parleremo comunque a parte, ma non c'è tanto da dire, almeno per quanto mi riguarda, non c'è tanto da dire su questo banner, perché è un banner che non sfrutto, non sfrutterei e non mi servirebbe per nulla, quindi va bene così. E Sephiroth e Red sono i protagonisti di questo banner, dove avremo praticamente le nuove armi a disposizione con la Shira Military Sword e il Silver Collar, dove avremo praticamente delle armi che effettueranno danni con solo 3 barre ATB. Però come potete notare, Sephiroth infligge il 420% dei danni non elementali fisici, dove faremo danni ovviamente con 3 barre ATB e incrementeremo anche i danni di tipo vento. Mentre invece per quanto riguarda Red avremo la stessa cosa, quindi anche lui effettuerà danni con 3 barre ATB, ma al tempo stesso ridurrà la resistenza all'acqua e inoltre avrà anche la possibilità di poter distruggere velocemente i sigilli, quelli particolari, quelli ability, quelli che vengono definiti come sigilli ability, quindi sarà ben diverso. Per quanto riguarda ovviamente poi queste statistiche, stiamo parlando di statistiche che sono riportate con l'overboost a livello 10, quindi sapete benissimo che sono le statistiche praticamente maxate, quindi capite 420%, 320% non è altissimo, però dovete anche considerare il fatto che stiamo parlando di abilità con 3 barre ATB. E abbiamo anche un nuovo costume per quanto riguarda Sephiroth, ovvero la Shinra Formal Uniform, che incrementa la durata buff debuff extension e anche il buff debuff potencies, quindi abbiamo l'estensione e anche la durata che vengono potenziate da questo costume, e inoltre abbiamo il Wind Mastery, quindi non tanto l'Arcanum vento, ma addirittura il Wind Ability Mastery, che noi tecnicamente con Sephiroth abbiamo già tramite il vestito di Halloween, quindi un doppio Wind Mastery praticamente per Sephiroth, che sinceramente non riesco a comprendere, proprio letteralmente non riesco a comprendere, però hanno deciso così e noi dobbiamo necessariamente accettarlo. E poi vabbè, per quanto riguarda la wishlist, per quanto riguarda le stamp card, sappiamo già benissimo come funzionano, quindi non mi dilungherei. Nuovi capitoli First Soldier, capitolo 7 e capitolo 8, rilasciati nello stesso momento. Quindi a partire già da questa notte abbiamo a disposizione i nuovi capitoli 7 e 8 della versione First Soldier, o comunque del filone First Soldier.
E poi è stato aggiunto un banner speciale, questo si paga ovviamente tramite le gemme rosse, dove verrà rilasciata un'arma 5 stelle garantita ogni qualvolta effettueremo una multi o avremo la possibilità di ottenere un'arma 5 stelle per i personaggi di First Soldier. Quindi avremo praticamente l'arma garantita 5 stelle e in più avremo 20 memorie per quanto riguarda i personaggi di First Soldier, quindi avremo 20 memorie nello specifico per ogni personaggio di First Soldier. Qui abbiamo praticamente il primo banner volume 1 con le armi praticamente di Sephiroth, poi abbiamo il volume 2 con le armi di Glenn, il volume 3 con le armi di Matt e poi il volume 4 con le armi di Lucia. Quindi ogni multi ci consentirà di ottenere le armi 5, un'arma 5 almeno, anzi un'arma 5 stelle garantita per il personaggio in questione e in più 20 memorie del personaggio associato. Quindi direi che serve, diciamo, sono dei banner molto specifici per potenziare un personaggio qualora lo si voglia potenziare nello specifico. Detto questo, non ci sono altre novità, quindi abbiamo a disposizione un nuovo evento, due nuovi capitoli, un nuovo banner che ovviamente analizzeremo e approfondiremo in separata sede. Farò un altro video e analizzeremo questo banner, però per il momento direi che è tutto. Quindi vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!